ottima vittoria del Castelnuovo che con una grande prestazione spugna 4-1 il terreno dell'Aprilia. Già dopo 20 secondi ci prova sbarbati dai 20 metri e Frasca para in tuffo. L'Aprilia prova a rispondere al decimo con la penna che riceve al limite e conclude di poco fuori. Il Castelnuovo pian piano alza i ritmi e il baricentro al sedicesimo su cross di Morganti sbarbati sfiora soltanto di testa. Poi al ventunesimo Di Ruocco viene lanciato in aria sulla sinistra col portiere in uscita, mette in mezzo per la corrente d'Egidio che apporta sguarnita in sacalo 0-1. I padroni di casa non riescono a reagire, al 32esimo arriva il raddoppio del Castelnuovo. Punizione magistrale di Loviso dai 20 metri e 0-2. E ancora il Castelnuovo a provarci nel finale di tempo. Al 41esimo sbarbati viene lanciato in aria, prova a scartare il portiere che però non abbocca e lo ferma. A inizio ripresa il Castelnuovo controlla la gara e l'Aprilia riesce a rendersi pericoloso solo al 13esimo con un cross di Aglietti e deviazione ravvicinata di Noman su cui Natale compie un grande intervento. Il Castelnuovo riprende in mano il pallino del gioco e triplica, azione insistita, a centro area svirgola a Sossai ed è lesto da due passi Emili a intervenire per lo 0-3. Al 27esimo i padroni di casa accorciano, Bosi viene atterrato in aria e Noman realizza il rigore dell'1-3. Al 39esimo il Castelnuovo chiude virtualmente il match, lancio sulla destra per D'Egidio che sull'uscita del portiere dà in mezzo per Fagioli che si districa e insacca l'1-4. Le ultime occasioni al 45esimo per l'Aprilia con una punizione alta dal limite di Olivera e al 48esimo per il Castelnuovo con Porrini che serve a due passi dalla porta a Basilico che però sbilanciato svirgola. Alessandro Battisti, direttore sportivo dell'Aprilia, ci avete provato quest'oggi, il Castelnuovo Vano però è stato letale. Sì, sicuramente, ripeto, come ho detto ai tuoi colleghi, bisogna fare i complimenti a questa squadra, a questo allenatore che comunque hanno dimostrato e hanno anche meritato di vincere, però come ho detto prima è stata una partita molto particolare dove... Scusate il termine, io penso che le cazzate che abbiamo fatto oggi un calciatore le fa in tutta la sua carriera, l'abbiamo fatta una appresso all'altro, abbiamo avuto anche la possibilità di poterla riaprire, però ripeto, onore al Castelnuovo che ha vinto una partita e fare quattro gol non è una cosa semplice, quindi anche, soprattutto fuori casa. Francesco Terrenzio, capitano di questo Castelnuovo, è spugnata quest'oggi il terreno di Aprilia con un sonoro 4-1. Si torna a vittoria dopo la sfortunata sconfitta di domenica scorsa col Pineto. Sì, noi abbiamo fatto penso oggi una grandissima prestazione, come d'altronde l'avevamo fatta con il Pineto. In questo momento che è la prima fase del campionato stiamo lavorando tanto su noi stessi, perché penso che questa squadra, come ci dice sempre anche il mister, ha un grande potenziale, è fatta da giovani importanti. E c'è tanto bisogno di lavorare per appunto farli esprimere il loro valore al massimo. Questo stiamo facendo. L'altra settimana dopo Fiuggi abbiamo lavorato per affrontare Pineto. Dopo la sconfitta di Pineto, comunque sia, abbiamo cercato di trovare un nostro equilibrio e continuare a lavorare. Oggi penso che si siano visti i frutti di una grossa prestazione. La conferma di una grossa prestazione come quella di Pineto.